ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video che è, diciamo così, una specie di anticipazione su una delle letture che ci saranno nel wrap-up di maggio. Perché? Perché è un libro un po' particolare che non mi è piaciuto. Diciamolo subito, così tagliamo la testa al toro, caviamo il dente, caviamo il dolore, queste cose qua. Però, siccome appunto è un libro un po' particolare, nel wrap-up ne voglio parlare velocemente. Però mi sembrava giusto, insomma, farmelo vedere in tutte le sue particolarità, mettiamola così. Allora, il libro in questione, in realtà lo sapete già dal titolo, è Villain Stories di Chris Ware, che io ho letto in questa edizione francese, e, cioè in realtà, diciamo, fisicamente le edizioni sono tutte uguali, cambia ovviamente la traduzione. Non so chi sia l'editore, onestamente, non so neanche dove andarlo a cercare, ma fa niente. È stato tradotto ovviamente anche in italiano, però no, io lo so in francese, è capitata così. Il destino ha voluto che così fosse e così è. Già dal pacchetto, diciamo, capite da soli che è particolare. E al suo interno si presenta, diciamo così, come se fosse un gioco da tavolo, no? Perché ci sono vari quaderni, quadernetti, a graphic novel, diciamo, normali, tra virgolette. C'è anche quest'altro. Ci sono poi come dei fogli di giornale, cioè come dei giornali in realtà proprio. Ci sono degli spillati un po' più maneggevoli, diciamola così. Sono in tutto 14 pezzi per un totale di 260 pagine. Qui c'è il giornale delle api, persino. Ci sono come dei poster che uno apre così. Ci sono delle, come si chiamano? Strisce, mi veniva fascette, non ci trova niente, sono delle strisce. Ci sono giornalini a misura umana, strisce di altro genere che si aprono in questo modo, tutte ripiegate su loro stesse, ce ne sono due. E poi altri giornali e il tabellone. Per questo dicevo che sembra un gioco da tavolo. Aspettate che adesso devo aprirlo, questo coso è enorme. Stampato peraltro fronte e retro. Allora, di cosa parla? Possiamo dire che parli di tanto e di niente, fondamentalmente, perché seguiamo in realtà varie storie, no? Cioè sembra quasi che seguiamo le storie di un palazzo e di chi ci abita dentro, ma è vero fino a un certo punto, nel senso che la maggior parte dei pezzi, chiamiamoli così, si concentrano su una stessa protagonista e noi la vediamo praticamente da che è bambina e ha un incidente, perde la gamba, finché insomma diventa adulta, ecco. E qui e là incrociamo, diciamo, come se fossero delle rette incidenti, incrociamo altri personaggi, per esempio c'è appunto quest'ape, no? Che è come se fosse uno spin-off in un certo senso, perché questa tizia a un certo punto racconta la storia dell'ape alla figlia e noi abbiamo qui poi proprio la storia dell'ape e qui si parla del giornale delle api, allora c'è anche il giornale delle api. Però, cioè, allora, il concetto era che ognuno poteva costruire di per sé la sua storia leggendo le parti un po' come meglio gli pareva. Secondo me, o secondo il mio essere capricorno e quindi avere la necessità di seguire uno schema specifico, non è del tutto così, nel senso che, aspettate che intanto ricompongo qui la scatola prima che perdo pezzi, perché, cioè, postumo, no, dopo averlo letto, mi sono resa conto che in realtà queste storie, se uno le legge a caso, non capisce più niente, mentre invece ha senso averli magari numerati, cioè avere vari pezzi numerati e seguire proprio l'andamento cronologico della vita di questa tipa, perché se tu lo leggi adesso un pezzo e muore l'amica, per dire, e poi leggi l'altro pezzo e l'amica sbuca, cioè cioè non ha senso, capito? Non ha senso, quindi per me questa cosa non ha senso. Per di più, un'altra cosa che non mi è piaciuta è il fatto che le scritte sono minuscole. Gente, ma come cavolo si fa a leggere sta roba? È minuscolo, vi giuro, io ho perso una settimana intera per leggere solo questo. Cioè, no, no, no. Facevo una fatica immonda oltretutto, perché cioè, vabbè, non ci vedo e quindi per me è faticoso. Quindi immagino anche per tanti altri che magari non ci vedono come me o peggio, quindi figuriamoci.
Quindi, allora, cioè, io sto facendo un po' confusione, mi rendo conto, ma d'altra parte questo coso è confusionario, non è colpa mia, ok? Stavolta non è colpa mia. Ci sono rimasta molto male, ci sono rimasta molto male perché insomma da questo coso mi aspettavo tanta roba, no? E invece sì, c'è tanta roba, ma in senso concreto, però in senso pratico, non, cioè fisicamente c'è tanta roba, però non ho trovato granché, anche perché alla fine in buona parte dei pezzi, insomma, è tutto un sentire questo che si fa delle gran menate su qualunque cosa, sulla storia, sulla scuola d'arte, sul tizio che frequenta, sul fatto che sono sola e non ho amici e non ho nessuno e c'ho il gatto e poi non c'ho il gatto e boh, cioè, no. È vero che tratta tantissimi temi, no? Perché c'è il fatto della malattia, il fatto appunto di perdere la gamba, quindi avere degli handicap, il fatto della solitudine vissuta, diciamo, da piccola, non per scelta, da grande neanche, però insomma alla fine sta bene, secondo me, nel suo essere sola, a dire il vero, perché se no ti muovi e vai a cercare compagnia, voglio dire. Si parla di gravidanza, insomma, di rimanere incinta, si parla di aborto, si parla di morte, cioè si parla di un sacco di roba, più o meno allegra, cioè meno allegra che più, a dire il vero, però insomma si parla di tante cose, non dico di no. Però, cioè, secondo me è così, è troppo confusionario, anche solo per dire, aspettate che adesso non so più dove l'ho cacciato, tipo questo, no, sì, ecco, tipo questo, no, cioè, apriti che per cortesia, grazie, cioè, c'è un sacco di roba, anche in una sola pagina, che tu non sai neanche da che parte devi andare, tant'è che in alcuni punti ti mette anche le frecce per dove leggere, no? Non sai, devi andare in là, devi andare in giù, dove vai? Cioè, questa cosa è circolare, come fai? Cosa fai? Da qui vai lì, scendi, poi risali, boh, non si capisce niente. Mi è piaciuto però, tanto, cioè tanto, tra tutti, diciamo così, tra tutti, mi è piaciuto questo, in alcune sue parti, non nel complesso, però è stato quello più facile da leggere, oggettivamente, oltre ad essere comodo da maneggiare, è stato interessante vedere anche il fatto che pure l'edificio, dice la sua, no? Dice, io sono qui da centinaia di anni, quindi ho visto gli inquilini, ho visto le cose che ci sono dentro, ho visto nascite, ho visto morti, ho visto accoppiamenti, ho visto questo, questo e quell'altro, quindi bene o male so come proseguono le storie. È interessante che questo è fatto un po' come se fosse una specie di diario quotidiano, no? Perché parte un giorno solo e ogni ora ti dice che cosa succede. C'è il tizio che trova una famiglia di bestie nella cosa da reazione e intanto c'è lei dall'altra parte, insomma, con la sua vita che affitta questo appartamento dalla vecchia, così proprio da buzzurra, dalla vecchia, arriva dalla vecchia e affitta l'appartamento. E gli dice guarda che c'è il bagno che non funziona e casualmente arriva l'idraulico che guarda io abitavo proprio in questo appartamento, ma pensa a te la casualità. Così. Ecco, cioè le mie idee sono molto confuse, proprio come questa storia. Io sto saltando di pane in frasca, me ne rendo conto, ma alla fine è quello che fai quando leggi questo coso, perché tu finisci un pezzo e dici, ok, e adesso cosa leggo? Cosa leggo? La striscetta? Leggo il giornale immenso, peraltro, che c'è un'altra cosa che mi ha dato fastidio, che dovevo leggerlo per forza nell'ora in cui Minerva non c'era, perché ovviamente, cioè dove li metti sti cosi? Come fai a tenerli in mano? Non puoi, non puoi, quindi mi devo mettere là sul divano, questo coso spalancato così che non sapevo come mettermi per leggerlo, scomodissimo. Scomodissimo. Quindi io vi dico, vale la pena leggere questo robo, spendere X euro, che sono parecchi, parecchi euro oggettivamente. No, diciamo che me lo tengo, perché comunque mi è stato regalato a Natale, quindi sì. Sicuramente, diciamo, dal punto di vista grafico, come esperimento editoriale è top, nel senso è bellissimo da vedere così tutti questi pezzi, per quanto siano scomodi da leggere tutto. Cioè, è sicuramente originale, sicuramente particolare. Ci sono delle storie abbastanza curiose ed interessanti nel mezzo come si dice, degli eventi qui e là, no? Ma un po' come nella vita, oggettivamente, alla fine i giorni sono tutti uguali, finché non succede quella cosa diversa, ma è quella cosa che succede quella volta nella vita. Però, nel complesso, io mi aspettavo molto di più, onestamente, anche perché io Chris Ware non l'ho mai letto prima, ok? Quindi magari anche un'ignoranza mia, però insomma so che nel mondo della graphic novel è un nome abbastanza conosciuto, associato a recensioni positive, mettiamola così. Quindi, insomma, mi aspettavo cose. Magari conoscendo già prima il suo stile avrei apprezzato di più? Forse.
Forse, magari semplicemente non è il mio genere, beh, può anche essere. Magari trancio le mani a Minerva perché mi sono accorta ora che ci ha disegnato sopra. Sì, sicuramente lo farò. sicuramente il suo disegno è più bello di tutto il resto. Sì, può anche essere. E quindi boh, allora il motivo per cui io ho fatto questo video, a parte oltre al fatto che sarebbe stato molto scomodo poi avere tutta sta mardanda a mostrare nel video di recapito delle letture di maggio, cioè vederlo nel dettaglio tutto, anche perché là poi ci sono anche tutti gli altri libri che io ho letto, è che io in realtà volevo fare un vlog, ok, su questo libro, su questo prodotto, su questo articolo. Però questo vlog stava facendo veramente schifo, pertanto ho deciso di cancellarlo. Ma perché io ho deciso di leggere questo libro a maggio? Per uno dei motivi più stupidi di questo mondo. Mi dava fastidio vederlo in libreria, perché ovviamente, cioè, la scatola è ingombrante, no? Oggettivamente. E quindi usciva chiaramente dalla mensola, no? E quindi mi dava fastidio perché io sto puntando, diciamo così, a... Beh, non vuotare la libreria, però insomma a cercare di far calare la pila. Quindi vedere questa cosa là mi urtava particolarmente perché usciva e quindi creava disordine. E per di più sembrava che sta libreria fosse infinitamente piena, no? Infatti, una volta tolta la scatola, la libreria sembrava logicamente vuota. Beh, vuota magari no, però insomma avete capito il senso, no? E quindi ho detto no, basta, lo leggo perché così almeno lo tolgo e anche l'occhio alla sua parte, no? L'occhio si rilassa guardando questa libreria che è già un pochino più ordinata. Adesso il problema è che io non so dove mettere questa scatola qui, ma va bene, ci penserò poi nella vita. Per il momento l'ho parcheggiata sulla cucina giocattolo di Minerva nella parte alta dove lei non arriva, no? Esattamente qui sopra, proprio qua, perché almeno appunto lei non arriva, tranne quando sale proprio sul divano, ma vabbè, però almeno non lo vedo là nella libreria e però adesso devo capire dove piazzarlo, ma ci penserò poi. E quindi questo, in realtà questo, volevo un po' così confondere anche voi con le mie idee confuse, provare ad esternare dei pensieri su questa lettura che mi ha lasciata un po' perplessa e boh, cioè magari, ecco, magari anche il fatto di averlo letto più per ruotare la libreria che non perché effettivamente sentivo il richiamo in quel momento. Anche questo può avere il suo perché sul non averlo gradito, però in realtà no, cioè andando poi a leggere le recensioni, che è una cosa che in realtà io faccio molto raramente, sinceramente, perché io voglio avere la mia idea, voglio avere il mio pensiero, poi degli altri non me ne frega niente perché non ti conosco, quindi come faccio a capire se ci troviamo d'accordo, cioè oggettivamente, no? Un conto se uno mi dice guarda, abbiamo gli stessi gusti, ti conosco da 156 anni, so cosa ti piace, questo te lo sconsiglio, questo te lo consiglio, però cioè oggettivamente andare a leggere le recensioni di estranei non ha molto senso, secondo me, per me, io parlo, quindi stavo dicendo, sono andata per curiosità a vedere delle recensioni, ho visto che tanti comunque la pensavano come me. Sì, graficamente è bello, è sicuramente particolare, originale, interessante, curioso. Ha il suo perché, magari altri libri così li leggerei se mi dicessero guarda, vai in ordine così, tipo ecco, è un gioco da tavola, dammi il regolamento, dimmi nel regolamento che devo leggerlo così e seguire questa traccia e fare cosa. Se mi dai 14 pezzi così e non so cosa devo fare, no, mi dà fastidio. Secondo me c'è un senso logico di lettura, però non avercelo mi dà fastidio, cioè io l'ho scovato per quel senno di poi leggendo i vari pezzi. Se me l'avessero dato prima forse mi sarebbe anche piaciuto di più. Detto ciò, io la smetto di confondere tutti, confondere anche me stessa e vado a fare qualcosa. Noi ci vediamo alla prossima, fatemi sapere se voi avete letto questo libro, se a voi è piaciuto, se voi ci avete capito qualcosa, se conoscete altri libri di questo tipo, beh, cioè non di questo formato perché penso che di questo formato se ci fossero se ne parlerebbe, no? Però insomma, se vi viene in mente qualche altro libro con qualche impaginazione particolare, no? Tipo La nave di Teseo, piuttosto che... Boh, non so, non mi viene in mente tanto, mi viene in mente quello perché c'è i pezzi dentro. Boh, vabbè, insomma, qualche altro libro di questo genere. Se vi viene in mente qualcosa con queste strutture, fatemelo sapere, perché io poi sono sempre curiosa di andare a ficcare il naso in queste robe qua. Io sono una che si va molto i cavoli suoi, però quando si parla di libri io devo pucciarmi e scoprire. Detto ciò, io basta, vado e ci vediamo alla prossima. Ciao!